Sindaco Mauri, negli ultimi giorni si intensificano atti legati alla famosa vicenda Soget. Dopo la vittoria in commissione tributaria arriva un provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La cosa che fa un poco rabbia è che le cose importanti ai fini della vita dell'ente e che possono portare la verità in ordine alle questioni soggette non si fa nessun tipo di riferimento. Vedi che abbiamo vinto al TAR per due cause importanti, vedi che c'è stata anche una prima sentenza delle commissioni tributarie che danno ragione al Comune su tutti i fronti. Bene, si tenta di mistificare le notizie, di dare sempre notizie sbagliate, e non credo solo per ignoranza, ma credo anche perché hanno la volontà a depistare i cittadini inglesi nel far capire cose che non sono reali. Quindi dovete sapere che a seguito del solito esposto, del solito noto che ha creato tutta la questione Soget, fu inviato un'esposta anche alla Commissione europea dicendo che ad Angri c'era stato un affidamento diretto per la riscossione di questi tributi, omettendo di dire la verità. Ebbene, la Commissione europea, a seguito di questo esposto nel quale si evidenziava che il Comune di Angri aveva effettuato un affidamento diretto di questo servizio, ha scritto al governo italiano e precisamente alla Presidente del Consiglio dei Ministri dicendo che aveva avuto questo esposto e quindi chiedeva al governo italiano cosa era successo e quali erano i fatti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha scritto al Comune di Angri e ha reperito tutte le notizie e gli atti che ci avevano portato ad adottare questo provvedimento, e sulla base delle documentazioni che noi abbiamo prodotto il capo di gabinetto, non del Ministero delle Finanze ma del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha scritto alla Commissione europea dicendo che il Comune di Angri ha rinegoziato il contratto in essere posto dal commissario prefettizio, e chiarendo alla Commissione europea che secondo le informazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, non risultano casi in cui le amministrazioni comunali abbiano proceduto sulla base della normativa in questione all'affidamento diretto dei servizi di riscossione delle entrate comunali. Quindi anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana ha chiarito che noi non abbiamo mai effettuato nessun affidamento diretto di questi servizi, ma ci siamo serviti di un contratto in essere e quindi abbiamo rinegoziato il contratto in essere così come era previsto dall'articolo 10 di quella finanziaria. Sindaco, entrando nello specifico, quindi lei evidenzia di nuovo un dato, c'è sì la separazione tra tecnica e la politica, però lei avvalla quanto ha fatto l'ufficio comunale. Inoltre io vorrei chiarire una volta per tutte che la Giunta a suo tempo emanò un atto di indirizzo che era quello del recupero dell'evasione. Il dirigente dell'epoca ritenne di adottare questa procedura che era consentita dalla normativa, procedura sulla quale io sono d'accordo, pur non avendo nessuna capacità di poter imporre procedure di un certo tipo anziché altre. Quindi condivido anche l'impostazione amministrativa che hanno dato, quindi c'è stata una separazione dall'atto politico di indirizzo rispetto a quelli di gestione. Quindi tutti gli atti sono stati posti, secondo noi, in modo corretto dal dirigente, che a tutt'oggi ha sempre confermato queste procedure, e la bontà di queste procedure sono state avallate dal fatto che il TAR in due ricorsi ci ha dato ragione, e oggi, l'altro ieri, c'è stata una prima sentenza della Commissione tributaria che ha dato ragione su tutti i fronti per tutti i rilievi che erano stati posti. Quindi se ci fosse bisogno di un'ulteriore conferma che tutte le procedure sono state nel rispetto delle regole, non sappiamo a chi rivolgerci. Quindi questo ci autorizza a dire che la nostra amministrazione ha agito con trasparenza, non solo, ha agito nella maniera più assoluta nel garantire entrate
all'ente comune, facendo pagare chi non ha mai pagato. Quindi questa amministrazione si è contraddistinta per aver fatto pagare chi non ha mai pagato, perché se queste persone avessero pagato per il passato la TARSU, molti di noi avrebbero pagato molto, ma molto di meno di quelle che abbiamo pagato. Quindi abbiamo riportato l'equità fiscale scende della nostra azione amministrativa. Ma di questo non se ne fa menzione, di questa non ne vogliono parlare, che è la cosa più importante per la nostra economia. È più facile parlare di eventuali disguidi, è più facile parlare di disfunzioni, è più facile parlare di altre cose, forse perché fa più notizia, ma sarebbe buono e giusto che ognuno facesse il proprio compito secondo quelli che sono i canoni di correttezza e di lealtà, riportando queste cose. Invece a queste cose nessuno fa riferimento, nessuno ne parla, perché secondo loro non fa notizia. Invece queste cose riporterebbero tutte nell'alveo della normalità, naturalezza, e potrebbe ristabilire anche il buon rapporto che è necessario fra la città, il governo e il giornalismo.